iniziamo questa seconda parte che, come sapete, è centrata sul problema delle polveri. La protezione questa volta conto, diciamo, la prevenzione di una malattia professionale, di più malattie professionali, delle quali in particolare ci parlerà dapprima la dottoressa Bedini della ASL di Civita Castellana, del laboratorio di igiene industriale, e successivamente il dottor Colantoni dell'università, che ha partecipato in una nostra ricerca proprio recente, mirata allo sviluppo di un nuovo dispositivo per l'abbattimento delle polveri durante la raccolta delle nocciole. Successivamente parleremo della protezione personale, quindi con aspetti riguardanti la selezione dei dispositivi di protezione individuale contro le polveri. Al termine della sessione ci sarà il questionario per coloro che vorranno acquisire i crediti formativi come responsabile addetto al servizio di prevenzione e protezione. E poi ripartirà di nuovo il filmato nel quale si vedranno i trattori di cui parlavamo nella prima parte al lavoro nei futuri. Quindi lascio la parola alla dottoressa Bedini, che appunto ci parlerà dei danni da polvere. Buongiorno a tutti. Innanzitutto io voglio presentare un attimo il nostro laboratorio, perché forse alcuni di voi non lo conoscono proprio. Io lavoro nella ASL di Terbo, il laboratorio di igiene industriale, che è anche centro regionale amianto, quindi ci occupiamo in particolar modo sì delle polveri e di altri inquinanti, di tanti fattori nocivi chimici e fisici, ma in particolare di questo benedetto amianto di cui adesso si parla tantissimo, seguendo mappature, censimenti in tutta la regione Lazio, circuiti di qualità per i laboratori che fanno amianto, eccetera, eccetera. Quindi questo è un piccolo preambolo per farci un attimo conoscere. E insieme all'università stiamo seguendo un progetto sulla raccolta delle nocciole, quindi sui fattori nocivi, in particolar modo la polvere, durante la raccolta delle nocciole. Facciamo parte del Dipartimento di Prevenzione, avete già parlato di prevenzione precedentemente, e noi diciamo che prevenire, il nostro lavoro è prevenire per ridurre i fattori nocivi di un ambiente di lavoro che possono essere di vari tipi, quindi comuni, specifici e di fatica, perché anche quello è determinante. Allora, le polveri sono naturalmente il fattore nocivo più frequente negli ambienti di lavoro e non solo quello agricolo. Sapete tutti che cos'è una polvere, quindi non mi dilungo troppo, ma possono essere di due tipi, di natura organica e inorganica. Quella organica derivante da animali o vegetali, e quella inorganica invece sono insolubili, solubili, inerti, fastidiosi. Abbiamo una classificazione notevole che nell'igiene industriale per noi è molto determinante per poter anche affrontare il problema che andiamo a rilevare. Le polveri minerali e vegetali possono essere determinate dai lavori meccanici della terra, dagli animali, dai miceti, funghi, muffe, endotossine, aflatossine, che sapete che sono altamente cancerogene. Quindi abbiamo veramente un elenco molto consistente. La classificazione per l'igiene industriale si basa principalmente sulle dimensioni della particella, al di là delle polveri, quindi delle particelle contenute nelle polveri. È una classificazione determinata dalla morfologia, dalla granulometria. Come vedete c'è una distinzione in base alle dimensioni: le inalabili da 30 micron a 10, che si depositano nelle prime vie aeree, nei setti nasali, paranasali, quindi è una parte extratoracica. Da lì vengono solubilizzati questi principi attivi che si possono trovare all'interno della polvere, solubilizzati, arrivano agli organi bersaglio attraverso il sistema linfatico. E questa è la cosa importante, perché magari hanno un organo bersaglio elettivo, però poi fanno danno da un'altra parte. Quindi è un po' subdolo, diciamo, no? Questo discorso del principio attivo che si solubilizza. Poi abbiamo le toraciche da 10 micron a 5, e poi abbiamo le respirabili, quelli che in genere indaghiamo noi per cercare il principio attivo presente, tipo la silice. E le respirabili sono quelle inferiori a 5 micron, anche qui c'è un discorso di dimensioni, chi dice 5, chi dice 4, però convenzionalmente adesso si usano i 5 micron. E in questo tipo di polveri noi indaghiamo la silice,
e la polvere contenenti fibre di amianto, perché all'interno delle polveri ci possono essere sì particelle ma anche fibre. Infatti molto spesso anche nei cartelli delle ditte o dei cantieri in cui ci sono bonifiche magari trovate scritto attenzione alle polveri contenenti amianto, c'è anche questa dicitura, non so se Giancarlo me la conferma, nei cantieri vengono usati anche questo tipo di cartelli. Quindi all'interno della polvere, che in genere sono particelle eccetera, troviamo queste fibre di amianto. E silice, quindi la silice che conoscete tutti naturalmente, se ne parla poi in questa nostra zona, specie con le aziende ceramiche, noi siamo a Civita Castellana, quindi visitiamo aziende ceramiche ormai da anni, e la malattia professionale e lettiva principale sapete che è la silicosi, che però purtroppo non si trova soltanto nei ceramisti. E questa è un'altra foto molto più esplicativa, più bella. Questa invece è una classificazione determinata dalle patologie che i vari tipi di polveri possono creare all'organismo umano. La divisione in temo coniogene e non. Allora, le prime sono quelle come il gesso, marmo e silicio, che sono fastidiose e fanno parte della polvere totale, le sentiamo nel naso, no? E stiamo dentro una nuvola di polvere, come quando noi siamo andati a campionare la raccolta di nocciole, entravamo dentro nuvoloni di polvere lì. Ci dà fastidio alle prime vie aeree, quindi quella è la polvere inalabile. Poi ci sono quelle fibrogene invece che alterano permanentemente la struttura alveolare e naturalmente queste fanno parte della frazione respirabile, di quella che arriva proprio in profondità, nelle parti più basse del nostro polmone, lì dove avvengono gli scambi gassosi, e quello diciamo è la parte, è la sede dove poi nascono tutti i noduli silicotigeni, eccetera, eccetera. Quindi diciamo che se rimangono nelle alte vie, queste particelle non creano tanti problemi, a meno che non siano polveri di legno, come in quel caso, che creano anche il cancro ai setti paranasali e nasali, abbiamo visto, ma diciamo quelle più pericolose, tipo la silice, in questo caso, quella che noi consideriamo di più, entrano proprio in profondità, quindi diciamo che la sede è completamente diversa, però a seconda delle o fibre o particelle il danno varia. Allora, quindi queste abbiamo le non, che sono tossiche, sono quelle che contengono un principio attivo, come dicevo prima, che ha un'azione elettiva su un organo specifico, oltre che sull'apparato respiratorio. Abbiamo metalli pesanti come il piombo, sostanze organiche e polveri nette. Gli effetti delle polveri da che cosa dipendono? Anzitutto dalla massa di polvere totale e respirabile, quindi quella che arriva in profondità, dal tempo di esposizione, dalla tossicità del principio attivo che è presente all'interno della polvere e dalla capacità di assorbimento degli individui. Non ci dimentichiamo mai che la nostra sensibilità, la nostra ipersuscettibilità del nostro organismo individuale è fondamentale affinché il principio attivo possa essere più o meno invasivo. Pensiamo al fumo di tabacco, cioè se tutte le persone che fumano dovessero morire avremmo un'ecatombe. Invece ogni fisico ha la sua sensibilità e la sua ipersuscettibilità a quel tipo di principio attivo. Il rischio può dipendere dai fattori climatici sfavorevoli, naturalmente raccolta di nocciole, stagioni molto secche, lì è proprio il clima che rema contro, no? Rema contro la nostra possibilità di essere liberi. Poi i sistemi di protezione da polveri, ne avete già parlato e ne parlerete, sistemi di protezione individuale, gli effetti di sensibilizzazione cutanea o respiratoria, anche la predisposizione ad avere allergie, particolare, no? Ad alcuni principi attivi. L'affaticamento fisico con aumentato carico respiratorio, sapete tutti benissimo che più siamo affaticati più respiriamo, quindi se facciamo 12 atti respiratori al minuto e quindi 23.000 atti respiratori in un giorno, un conto è che introduciamo 10 litri al minuto, un conto che introduciamo 30 litri al minuto perché fatichiamo di più. Il principio attivo che sta nella polvere che respiriamo, naturalmente la concentrazione è maggiore, quindi l'affaticamento fisico è molto determinante per
l'aumentato carico respiratorio e per la respirazione del principio attivo tossico. Che cosa possiamo fare? Adeguare e sostituire mezzi meccanici, cioè il signor Bellachioma, sappiamo quanti progetti sta tentando di portare avanti, procedure di lavoro sicure, uso e manutenzione dei dispositivi di protezione individuali, organizzazione del lavoro, aerazione nei locali, e per noi questo è fondamentale, formare e informare i lavoratori. L'addestramento, specie l'addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuali, che è una falla spesso che troviamo, forse non determinata dagli operatori, ma molto spesso abbiamo visto anche dagli stessi operatori, dagli stessi lavoratori, che non vogliono proprio abituarsi a questo discorso del dispositivo di protezione individuale. Noi nelle ceramiche facciamo fatica ogni volta a dare consigli, però ormai ci sta una cultura specifica, la mascherina va messa lì, non va coperta, si riempie di polvere tutta la polvere che gira nell'ambiente, no, non si rendono conto che va messa in una bustina, che va mantenuta in un certo modo. Quindi a volte ci scontriamo proprio con un discorso culturale che ormai è radicato da anni. Però voi insistete, sforzatevi di insistere continuamente. Non ho preso il tempo però. Non solo polvere, perché noi hanno interesse nei principi attivi che ci sono dentro, quelli tossici. Parliamo di silice velocemente, poi ci sarà in agricoltura. Allora, la silice, lo sapete tutti, anche quarzo, è chiamato anche quarzo, che è presente per il 28% in tutte le rocce della terra e anche nel suolo, è al secondo posto dopo l'ossigeno. È praticamente presente dappertutto, anche sulle spiagge del mare, no? C'è qualcuno che ci ha chiesto, ma se sta anche lì, allora i bambini, ma lì le dimensioni sono diverse, quindi non arriverebbe in fondo alla zona dove c'è lo scambio gassoso. I rischi per la salute determinati dalla silice danneggiano naturalmente i polmoni, perché provoca una fibrosi, un indurimento, un ispessimento dei polmoni che diminuisce la capacità polmonare, quindi la respirazione diminuisce, infatti riduce la capacità respiratoria, e sono danni purtroppo irreversibili. Quando si impianta una silicosi è irreversibile, non possiamo tornare indietro. È vero che il periodo di latenza è molto lungo, oltre 20 anni, però è anche vero che è irreversibile. Più si fatica, più si respira. L'ho messo anche per farvi vedere, insomma, la differenza di cui abbiamo parlato prima. Quali sono i primi sintomi della silicosi? Inizialmente naturalmente non si avverte nulla, perché come dicevo il periodo di latenza è molto lungo. In seguito inizia a mancare il respiro anche durante le semplici attività, anche salire le scale. E poi se continua l'esposizione a polveri si hanno dolori al petto e le complicanze respiratorie, quindi necessità di ossigeno, eccetera, eccetera. Guardate la differenza, in base alla concentrazione scarsa, da scarsa a fortissima. Guardate dopo 20 anni i noduli che si sono formati e quanto impedimento ha il polmone alla dilatazione, no? Perché a quel punto tutti quei noduli bloccano la perfetta dilatazione del polmone durante gli atti respiratori, quindi è notevole sicuramente la differenza e la progressione. Velocemente qualche progetto che abbiamo affrontato noi nel caso della mietitrebbiatura. Abbiamo fatto 84 campionamenti personali, e voi sapete che la silice, il limite determinato dagli organi competenti e autorevoli, è 0,025 mg in metro cubo. Se vedete qui, a noi interessa questo valore, qui è notevolmente superata, e su vari campioni è stato superato notevolmente. Però naturalmente questa cosa è determinata anche dalla geologia del terreno, perché se in quel tipo di terreno c'è una concentrazione maggiore, naturalmente è determinato anche, diciamo, un'altra componente che aumenta questo discorso del rischio da silice. La raccolta delle nocciole, qualche immagine. È interessante questa cosa, perché con la nostra diffrattometria raggi X stiamo analizzando dei campioni raccolti non durante la raccolta del tabacco all'esterno, ma
questa è una foto storica di una industria manifatturiera di lavorazione del tabacco di Catania. Abbiamo trovato questi problemi proprio all'interno del ciclo produttivo per l'essiccazione, per la, diciamo, per la pulizia, per la preparazione in balle del tabacco, per la spedizione poi, queste balle verranno avviate con la produzione delle sigarette. E abbiamo trovato che alti livelli di silice nelle foglie più basse, perché lì quando si fa la distinzione del raccolto delle foglie si divide tra foglie basse e foglie alte. Questo perché è un discorso proprio, dice, quale è più pregiata di foglia, questa o quest'altra, insomma, stando vicino al terreno sono più rovinate, quindi quelle alte sono più pregiate. Però purtroppo quelle basse sono quelle più vicine al terreno, come abbiamo detto, e quindi hanno un livello più alto di silice. E chi tratta queste foglie più basse, abbiamo visto che è più, cioè abbiamo trovato dei casi maggiori di silicosi in queste persone che hanno trattato queste foglie basse. Poi tempo fa abbiamo visto 12 aziende dell'Alta Tuscia, abbiamo fatto 49 campionamenti personali, poi ci sarà anche con Antonio che parlerà dopo della raccolta delle nocciole, vado velocemente, 16 campionamenti ambientali, e poi noi questi campioni li analizziamo al diffattometro, la raggi X, che è quello che sto qua, nuovissimo, abbiamo preso da 2 anni, e ci permette insomma di vedere vari principi attivi. Abbiamo fatto dei prelievi personali con imprese lettore Thor Oliver e ambientali con un dust track e con un analizzatore portatile a lettura diretta, quindi in tempo reale noi vedevamo il livello di polvere respirabile, però naturalmente non potevamo vedere la silice subito, noi li quantificavamo la polvere respirabile, poi dopo portando il filtro e portando quei dati non naturalmente di quel usciti da quell'analizzatore ma dal Thor Oliver, portandoli in laboratorio con la diffrattometria a raggi X, abbiamo visto la quantità di silice. Lì possiamo quantificare quanta silice c'è effettivamente all'interno del filtro. Oltre al diffrattometro a raggi X abbiamo anche un microscopio elettronico a scansione, anche quello di ultima generazione, oltre alla microscopia ottica in contrasto di fase, quindi questo per darvi un'indicazione delle attrezzature, diciamo, più rilevanti che abbiamo. Risultati, come vedete, abbiamo uno 0,55 mg metro cubo, considerate sempre lo 0,025 di cui parlavo prima, quindi guardate che livelli alti ci sono di quarzo respirabile, quindi di silice. Abbiamo trovato quindi un'alta quantità di polvere respirabile, che già comunque anche quello è alto perché crea problemi alle prime vie aeree, no? Alla parte extratoracica. Alte concentrazioni di silice e una rilevante dispersione di polveri in ambiente, che anche questo fanno parte, le polveri in ambiente fanno parte delle FNOC, delle particelle che non sono altrimenti classificabili. Lì il limite è 10 mg metro cubo e con una media di 2,1 e con un massimo di 24, insomma, no, non c'è da stare tranquilli. Queste sono immagini, risultati, altri, vedete, noi non abbiamo messo qui le macchine, il tipo di macchina per evitare i contrasti tra una macchina e l'altra, però come vedete qui i livelli sono abbastanza alti per quanto riguarda il quarto respirabile. Non è detto che siano determinati dalla macchina, cioè è il terreno pure, il tipo di terreno è determinato da tante cose, cioè ci sono varie componenti, dobbiamo analizzarle tutte prima di poter dire è questo, non possiamo imputare soltanto ad una variabile l'effetto o i dati che riusciamo a trovare. Quindi in tutte le lavorazioni che comportano il rischio di esposizione a silice la prima regola è attuare tutte le misure adeguate a ridurre il minimo la liberazione e diffusione della polvere nell'ambiente, compreso l'uso dei liquidi. Concludo Massimo
sono in orario? Sì, sì. Si conferma la presenza di un rischio di polveri inorganiche per quanto riguarda i nostri campionamenti, nei lavoratori agricoli, in particolare nelle attività connesse alla coricoltura. Lavoratori agricoli perché, dicevo, abbiamo analizzato mieli di trebbiatura e tabacco anche, con alti livelli di esposizione a silice, uso dei PD, corsi di formazione, necessità di tecnologie di sicurezza, questi sono i progetti dell'Ergolab e loro ve ne parlano a IOSA. Problemi aperti per noi, prevenire l'esposizione a polvere in altre attività agricole, preparazione, come la preparazione dei terreni, come l'attività di raccolta, come la media trebbiatura, perché non c'è solo la malattia, il polmone del trebbiatore mi sembra si chiama quella malattia collegata alla media trebbiatura, quindi oltre al polmone del trebbiatore ci sta anche la silicosi adesso per il trebbiatore, la raccolta di tabacco, quindi problemi aperti sono anche non solo nella raccolta delle nocciole ma anche nella preparazione dei terreni. Un altro problema importante, noi vorremmo trovare il modo di affrontare le sostanze pericolose nei terreni, ce ne sono, ma ci sono pochissimi progetti e pochissimi lavori con risultati. È vero, nel terreno ci sta la silice, nella polvere ci sta la silice, però la polvere ci permette di dare foto del genere. E c'è qualcuno che dice, se l'uomo vuole vivere in un ambiente privo di silice deve trasferirsi in un altro pianeta, perché da noi ci sta, bisogna solo potersi difendere. In un altro pianeta che non sia Marte, perché è stata scoperta della silice anche lì, e perché ci sono dei forti indizi di vita fossilizzata, e negli indizi di vita fossilizzata ci sta anche la silice. Cioè, diciamo che quello aiuta a capire che esiste l'altro. Grazie. Thank you.